Elio cantava Italia sì, Italia no. A Milano sta uscendo la canzone Meazza sì, Meazza no. Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Scusate l'assenza, ma sentite anche adesso la voce è al 50% e prima era ancora meno. Quindi non sono riuscito a fare il post partita contro il Benfica, però non abbiamo fatto mancare il nostro pensiero grazie al buon Pierre. Stamani vi volevo parlare un secondo della situazione stadio a Milano, per quanto riguarda anche le parole che ha espresso ieri il sindaco Sala su una possibile permanenza delle due squadre meneghine, o di almeno una delle due squadre meneghine in quel di San Siro. Ora, che dire? Ho scoperto l'acqua fredda, ragazzi, perché effettivamente entrambe le società sono consone, sono consapevoli, scusate, che la cosa possibile è quella di rimanere a San Siro. Possibile, ma non fattibile. Non fattibile perché per chi vive, e basta seguire qualche youtuber che ha vissuto o sta vivendo San Siro, per sapere la situazione, la struttura del Meazza non è che una cattedrale nel deserto, nell'Interland, ma soprattutto il problema del Meazza è un altro, ragazzi, che le due strutture, sapete bene che il Meazza è fatto su tre strutture, il primo, il secondo e il terzo anello, costruiti in tre tempi differenti. La base, cioè il primo anello, è stato costruito oltre 100 anni fa. Il secondo anello è stato costruito negli anni 50, il terzo anello è stato costruito prima d'Italia 90. Bene, di queste tre strutture, in tutte le ristrutturazioni si va a battere il terzo anello perché è la struttura meno solida. Infatti, i settori chiusi del terzo anello ne dimostrano la mancanza di sicurezza, e mantenendo i primi due. Questo che cosa comporta? Comporta che la struttura avrebbe un calo molto importante di posti. Questo poteva aver senso fino a che c'erano i due vecchi progetti di San Siro, cioè la cattedrale e gli anelli, che avevano una capienza intorno ai 65.000 posti. Perché il Meazza ristrutturato va da 60 a 65.000 posti. Ma mi dovete dire una cosa, una società che come media posti, media biglietti venduti va oltre 70.000, come può permettersi di fare uno stadio a 65.000 dopo una parte di biglietti vengono riservate alla parte corporate? L'Inter ha fatto 40.000 abbonamenti, ragazzi, quest'anno, gli ha dovuti stoppare perché se non avrebbe fatti molti di più. E se io faccio 40.000 abbonamenti, 10-12.000 posti corporate, siamo a 52.000. 3.000 biglietti li vuoi lasciare alla società che viene ospite? Siamo a 55.000 posti, sicuri ogni santa domenica. Ti rimangono 5-10.000 biglietti. Prima a quanto li devi vendere? Perché poi il discorso è anche quello. E secondo, non troverai mai un biglietto. Una persona come me che viene dalla Toscana e che infatti ha visto solo una partita al Meazza, purtroppo. Quindi già questa è una situazione non fattibile. Questo perché? Perché il terzo anello che andrebbe abbattuto, ora io vi parlo del progetto Galleria che ho avuto la fortuna di poter vedere e visionare con calma, maggiormente rispetto ad altri progetti. Dal terzo anello viene fatta tutta la struttura commerciale, quindi vi vengono fatti i negozi, vi vengono fatte le parti ludiche, vi vengono fatti i ristoranti, che hanno fista sul campo, ma non sono posti. E quindi la cosa un po' non va di comune accordo con quelli che sono i progetti nuovi di Inter e di Milan con stadi da almeno 70.000 posti. Da più parti salta su, ma in Spagna hanno fatto. Ok, allora se guardiamo la Spagna, a prescindere che il Camp Nou è stato demolito, e il nuovo Bernabéu non ha nulla a che fare con il vecchio Bernabéu, perché è vero, è stata fatta una struttura molto 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 moderna dove
con dei movimenti meccanici il campo di calcio diventa un campo di basket piuttosto che diventare una pista di pattinaggio, piuttosto che diventare una struttura per concerti. Mantenendo quindi il manto erboso sempre pronto per ospitare una partita di calcio. Ma il problema non è solo questo, il problema è che comunque si è venuta una ristrutturazione completa che ha portato il Real Madrid a non poter usufruire dello stadio e potete immaginare se è possibile che una squadra come l'Inter e il Milan possano stare 3 anni senza uno stadio. È una cosa che è infattibile. Il Real Madrid è cascato anche in un periodo in cui c'è stato il Covid, la chiusura degli stadi, quindi è la cosa che potrebbe essere fatta. La ristrutturazione del Meazza, se non fatta in maniera grande, può essere fatta come nel progetto Galleria a strisce, di modo che lo stadio ha ridotta la capienza, ma ce l'ha comunque. Ma una ristrutturazione come quella di Spagnola, lo stadio è inagibile. Quindi è impossibile anche a livello economico affrontare una cosa del genere. Molto meglio, questo è il mio punto di vista, fare come in Inghilterra, ovvero io non dico demolire San Siro, però ridurre San Siro, quindi togliere le parti pericolanti, riportarlo magari al pre-anni 90, quindi primo e secondo anello mantenendo le rampe, facendolo diventare lo stadio della nazionale, quello che è Wembley per l'Inghilterra. Questo chiaramente che cosa comporterebbe? Comporterebbe che lo stadio andrebbe in gestione per le cose sportive alla federazione, ma il comune potrebbe continuare a usufruire degli introiti da concerti, eventi e tutto il resto. In Inghilterra, ragazzi, l'Arsenal ha demolito il vecchio stato per fare l'Emirates in due posti diversi. In Inghilterra ogni società ha il proprio stadio. Io ho avuto la fortuna di visitare da chiuso lo stadio del Chelsea e lo stadio dell'Arsenal. Volevo andare a vedere anche Wembley, quella sarà la prossima tappa quando tornerò in Inghilterra. Ma sono stadi che vivono 365 giorni l'anno, perché sono stadi che hanno all'interno delle strutture dove dal lunedì alla domenica, quando non c'è partite, si possono entrare e visitare con musei, la possibilità di vedere gli spogliatoi, la possibilità di arrivare a 100 metri dal campo, vedere dove le società fanno le loro conferenze stampa, il merchandising, lo shop, e sono tutti soldi che rientrano alle società anche quando la squadra non gioca. Quindi la cosa migliore, sia economicamente che sportivamente, perché comunque sia una persona, vi ripeto, come me che viene dalla Toscana, se c'è uno stadio che avrà 20.000 posti di capienza, è sempre meglio che uno stadio dove ci sono 10.000 posti, perché è più semplice trovare un biglietto. Quindi, primo questo, quindi il tifoso, ma anche la parte finanziaria e economica delle aziende, perché Inter e Milan, con uno stadio di proprietà, tutti gli introiti, gli ingressi che ci sono della società. Pensate un appassionato di calcio straniero, arriva a Milano, va a vedere San Siro. Va a vedere San Siro, paga un biglietto e quel biglietto se lo devono dividere le due società. Un appassionato di sport, guardate ad esempio me, sono andato a Londra e sono andato a vedere sia lo stadio dell'Arsenal che quello del Chelsea. E i soldi dell'Arsenal sono andati all'Arsenal, i soldi del Chelsea sono andati al Chelsea. Quindi, sia a livello finanziario che a livello sportivo, secondo me la soluzione non è quella che prospetta il sindaco Sala, ma che ogni società di Milano abbia il proprio stadio e che il Meazza diventi lo stadio della nazionale. Ragazzi, grazie di aver visto il video e ci vediamo alle prossime.